Allora, la mia parte, dopo tutta la descrizione di come si è generato questo oggettino da un punto di vista meccanico, di progettazione meccanica, si tratterà, se ne conta con il mio amico Alessandro, la parte di interfacciamento e dunque come recuperare il dato che questo pluviometro in qualche modo genera e crea. Allora, come hanno detto tutti, questo oggetto di per sé non è che sia nulla di particolare, ma ci è servito a noi come spunto per vedere tutto lo sviluppo di un progetto dall'hardware al software con software liberamente disponibili open source, e abbiamo anche applicato un'altra fondamentale attività, che è quella della condivisione della conoscenza. Infatti, come avete visto, tra tecnici, non tecnici, appassionati o altro, ci siamo passati il testimone per arrivare a generare questo oggetto, alla fine in qualche modo funzionante. Allora, partiamo per la parte, come dire, dato ed elettronica. Allora, l'esperimento sostanzialmente è quello di avere un sensore, nel nostro caso il pluviometro, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, che deve trasferire il dato e rendere il dato fruibile dall'utente, e dunque poterlo rivedere su un PC, su uno smartphone o qualsiasi altro oggetto collegato alla rete. La struttura complessiva dunque è stata fatta con una prima parte di sensoristica e di piccolo microprocessore che recupera i dati, li formatta, li invia a un altro oggetto che per noi è stata come scelta una Raspberry, come PC, su cui facciamo girare un broker MQTT, perché abbiamo scelto questa tipologia di trasmissione del dato come protocollo, perché è quello attualmente più utilizzato per gli oggetti IoT. Il trasferimento del dato, una volta letto dal broker, viene poi distribuito ai vari client, che può essere un database per mantenere i dati a lungo termine oppure distribuirli direttamente. Per fare stare in piedi il tutto ci serve un'infrastruttura radio che abbiamo ottenuto con un router qualsiasi e una piccola rete che poi vediamo là in fondo. Sostanzialmente i dati sull'MQTT, che è il sistema, il protocollo che abbiamo scelto per la sua diffusione, funziona in questo modo. Abbiamo i vari client che possono pubblicare o leggere dati e un broker che fa da nodo centrale, distribuisce e gestisce le informazioni con i vari client. Nel nostro caso particolare abbiamo il sensore che scarica i dati, lancia dei dati, e poi questi dati possono essere letti o all'interno di un database, da una macchina, oppure direttamente letti da un computer o da un palmare. Nel nostro caso particolare abbiamo voluto fare una scelta un po' più complessa, e dunque quella di passare attraverso un database per poter poi creare anche delle pagine web dinamiche su cui questi dati possono essere visti in maniera più piacevole, mettiamola così. Il progetto ci è servito sostanzialmente nella sua semplicità per fare una cosa forse più importante, cioè quella di analizzare un po' più in dettaglio molti programmi, molti oggetti che nella programmazione ci vengono utili e linguaggi di programmazione. In particolare abbiamo trovato sulla parte di sensoristica, abbiamo dei programmi scritti in C, infatti di Arduino, dunque con un linguaggio di programmazione diciamo di alto livello ma abbastanza
abbastanza ottenuto, che è il C. Poi nel trattamento dei dati abbiamo potuto imparare a fare alcuni esperimenti con degli script di Python, altro linguaggio molto in voga e che è molto flessibile per quel che ci serve, e alla fine anche abbiamo dovuto anche qui imparare e leggere e far qualcosa su altri linguaggi come PHP e MySQL come interrogazione di database. Dunque per noi è stata una palestra per poter, un progettino abbastanza semplice, riuscire a prendere mano e un po' di confidenza con vari linguaggi di programmazione e anche con supporti firmware diversi che vanno da una ISP, cioè una schedina che ha sostanzialmente un chip che ha già funzioni di wifi, fino a sistemi operativi che si trovano sulla Raspberry. Dunque era un ecosistema complesso in cui abbiamo vari aspetti che possiamo studiare, approfondire e sviluppare anche per il futuro. Nella pratica questo cosa ha voluto dire? Allora, questi sono i vari progettini. Nella pratica abbiamo il nostro routerino recuperato da qualche parte, la nostra Raspberry che può essere mantenuta in vita anche con un power bank, dunque lasciata remotata dove si vuole. La parte finale, questa è la parte di Raspberry che invece fa la gestione del dato e la pubblica. E poi un altro computer o qualsiasi altra cosa di esterno che accede solo alla rete per poter visualizzare i dati. In particolare questa è la parte di sensoristica, dunque il primo pezzo di 9 MCU in cui possiamo vedere la parte di 9 MCU che è il microcontrollore, diciamo così, un microcontrollore che si riesce a programmare in C, che è compatibile con Arduino, dunque possiamo anche utilizzare tranquillamente gli sviluppi, i codici sviluppati per Arduino e anche diciamo come interfaccia hardware molto simile ad Arduino. È un oggetto che costa un paio di euro, quello reciproco, una cosa di simile, dunque estremamente poco costoso, e che di buono è che ha già un'interfaccia wifi proprietaria. Volendo si può anche programmare in Lua, che è un altro linguaggio interessante. Oltre a questo abbiamo il nostro sensorino di temperatura e di umidità, anche questo raccattato, nulla di che, e il nostro pluviometro che abbiamo visto prima, e il nostro sensore per vedere quanti svuotamenti e quanta acqua è caduta nel tempo. Questa è la parte del programma che gira sul nostro nome MCU. Come vedete, quello che è stato usato è l'ambiente di sviluppo IDE di Arduino, veramente disponibile. Il software è un codice C di Arduino, praticamente compatibile con Arduino, shiftabile. E questo oggettino cosa fa? Il programma sostanzialmente manda periodicamente delle stringhe di testo dove va a recuperare il dato, quanti svuotamenti, quanti click ha fatto il nostro read che abbiamo visto, e lo manda attraverso appunto il protocollo NQTT al nostro broker. Questo è quanto fa la schedina che abbiamo visto. Nella parte di Raspberry invece abbiamo assommato varie funzioni. Abbiamo, come detto prima, un primo script Python che serve a trasferire il dato, cioè a leggere il dato dal broker NQTT e a trasferirlo, a inserirlo dentro su un database. Dunque è un piccolo script che ha da una parte utilizza le librerie per dialogare con NQTT, le librerie FAO, e dall'altra utilizza invece delle query, le SQL, per inserire i dati nel database.
particolare questi sono i due oggettini. Qui abbiamo qua nella parte a sinistra abbiamo il monitor, questo è quello, è l'interrogazione che viene fatta al broker, che potete anche fare da un telefonino, può essere fatta direttamente, e che legge, come dire, la comunicazione che viene mandata dal sensore. Mentre più in basso, a destra, vediamo il codice che sostanzialmente fa la lettura e poi fa l'inserimento dei dati in un database. Database che noi, come strutturato, database sostanzialmente, qua lo vediamo tramite PHP MyAdmin, che è anche questo un tool open source per la gestione del database. Il database è un database MySQL, in questo caso è MariaDB, che è la nuova versione, chiamiamola così, e sostanzialmente questo ci fa vedere dove va a finire il dato, dove viene immagazzinato il dato su queste tabelle. Alla fine di tutto, su questa raffreddia abbiamo anche un web server che va a interrogare questo database, formata una pagina da 3 in PHP, e dunque ci dà come risultato delle pagine in cui vengono formattati i dati letti, magari con qualche grafico. E anche per far questo ci impariamo qualcosa di PHP, di MySQL, JavaScript, perché ci sono anche librerie JavaScript, e dopo possiamo gestirci tutto questo ecosistema. Questo ve l'ho spiegato in breve perché mi pare che sia in questo momento inutile andare a scendere su particolari, poi in fondo c'è l'oggetto e possiamo descriverlo e approfondire. Quello che interessava più che altro come Linux Day, dunque come pubblicità alla parte di open source, è capire che questa tipologia di progetto è stata sviluppata e costruita totalmente con software open. E adesso volevo farvi un po' una carrellata molto veloce di quali sono i software e degli oggetti che sono stati utilizzati, in modo così divulgativo, per capire cosa c'è sul mondo e cosa si può trovare in maniera abbastanza semplice e, tra l'altro, anche gratuita. Allora, innanzitutto quello che abbiamo visto è la parte di MQTT, che è un protocollo di comunicazione che gira TCP/IP e che è una versione molto molto leggera, perché sostanzialmente è un protocollo che da solo l'informazione di chi sono e qual è il dato che viene trasferito. Il protocollo che viene implementato in quasi tutti gli oggetti IoT appunto per la sua leggerezza in termini di software installato. Altra cosa che abbiamo visto, NodeMCU. NodeMCU, quello che vediamo, che è la schedina qui sotto, questa è già una scheda di sviluppo, perché NodeMCU, poi la vediamo, è sostanzialmente un chip delle ST. Questo oggetto al suo interno ha, è sostanzialmente il software che gira all'interno della chip e che mette a disposizione già di per sé tutta l'interprete dei comandi, la possibilità di scrivere e interpretare comandi scritti in Lua e altre attività. Di fatto l'oggettino che microprocessore in sé e questo oggettino qua che è un paio di quadri e che potrebbe essere messo in autonomia già all'interno dei sensori. Poi abbiamo utilizzato la Raspberry Pi, in questo caso la 3, che anche questa immagino conosciate, che è anche questo un progetto come quello precedente, un progetto open source, dunque di questo potete trovare anche la parte di creazione dello stampato, di tutto, come dire, la parte fisica
dell'oggetto, oltre che le parti software. Sulla Raspberry cosa ci facciamo girare? Beh, nel nostro caso, visto che siamo legati a Linux, una delle distribuzioni possibili appunto è la Debian, che nel caso particolare è stata customizzata a girare sulla Raspberry, dando luogo a quella che è la Raspbian, che è una distribuzione Linux particolare per la Raspberry. Altri pezzi di software che abbiamo? Beh, abbiamo Mosquito, che fa parte del progetto Eclipse e che è la parte che gira sia sul Modern View sia sulla Raspberry e che gestisce sostanzialmente la trasmissione dei dati. Anche questo a livello di open source non è che sia l'unico oggetto che esiste che fa questa funzione, perché di open source ci sono altri progetti, Verna o LQ, che sfruttano sempre che vanno a gestire e a utilizzare l'MQTT, che è un protocollo ISO, tra l'altro internazionale, e dunque si possono anche utilizzare altri programmi e imparare altri programmi. Poi abbiamo utilizzato Python, ho imparato quel po' che è necessario per riuscire a gestire tutti questi oggetti. Abbiamo capito come funziona un database, noi abbiamo usato MariaDB, altro database open source, ma a livello di database abbiamo anche altre alternative, come MySQL precedente, oppure PostgreSQL. E per gestire i dati e poi visualizzarli come web server abbiamo utilizzato l'HTTP piuttosto che Nginx o Nginx o Apache, che sono altri web server che fanno le stesse funzioni. Tutto questo, noi abbiamo scelto vari oggetti diversi anche dal solito, perché sostanzialmente la nostra idea è quella di dar sfogo alla curiosità e andare a vedere cosa c'è di nuovo, capire come funziona, cosa che esorto tutti a mantenere come idea, cioè curiosità e capire perché funziona e come funziona qualsiasi cosa. Imparato PHP è un linguaggio di scripting, questo gira su web server e ci serve per fare le pagine dinamiche, questo ci serve per interfacciarsi ai database e per creare in maniera dinamica dei form o delle pagine database. Abbiamo pure imparato qualcosa di SQL, che è un linguaggio che serve a interrogare i database relazionali, nel nostro caso MariaDB o altri. Questo è uno standard, anche questo è uno standard ISO che poi uno si customizza un po' come si vuole, ma di fatto i concetti sono sempre gli stessi e le cose che si imparano, gli script che si imparano, le query che si imparano sono fatte in maniera molto ampia. E per farci alla fine anche le paginine abbiamo imparato o ripreso in mano qualcosa di HTML per capire come una pagina HTML viene visualizzata. Per fare tutto questo cosa abbiamo usato? Beh, anche questo è stato fatto, abbiamo usato dei tools come phpMyAdmin, che ci serve per gestire i database, per vedere cosa succede in maniera grafica, virtuale, nei dati che facciamo. Abbiamo usato Inkscape, un altro programma di grafica vettoriale, per fare le immagini che avete visto in queste diapositive, e anche queste diapositive sono state fatte con LibreOffice. Dunque noi abbiamo, e qui ho finito le 33 mie slide, abbiamo portato avanti tutto questo progetto dalla parte di idea alla parte di realizzazione meccanica alla parte di software e di illustrazione del progetto, tutto con uno strumento open source e soprattutto condividendo tra di noi tutte le informazioni. Dunque è stata una possibilità formativa per tutto il gruppo di imparare come si lavora in gruppo, come si riesce a fare un progetto inserendo
varie persone, varie competenze, dunque portando a casa un oggetto che alla fine esiste, funziona e anche divertente. Abbiamo imparato molto, abbiamo condiviso molto delle nostre informazioni e questa è la cosa più interessante del nostro progettino e di quello che